rifiutarti di aiutare? Ah, sì che posso! No! Sì! No! Sì che posso! No, non puoi! Sarebbe una carognata! Insomma, ti rendi conto che te mi stai domandando un aiuto assurdo? Ma che c'è di assurdo? Devi solo entrare in scena un paio di volte e dire esattamente quattro battute. E su, che ti costa? Te lo ripeto, sei assurdo! Dai, non sei possibile così, de punto e bianco, diventare quello che non si sei! Non mi vanti improvvisando attrice, no! Ma che c'è di male? In questo giorno, in questo mondo, ogni giorno tutti improvvisano qualcosa e tutti si improvvisano qualcuno che non si è. Adele, sento cosa che ti dico. Non è questo, cara signora. Il punto è che a mia insaputa io sono stata rinchiusa qui, sì, in una clinica per matti o comunque in un ospizio per vecchie rincoglionite, diciamo. No. Questa è un'altra questione che intendo chiarire scanso equivoci. Ribadisco, qui non ci sono matti, qui c'è soltanto della gente che ha bisogno di aiuto, di comprensione. E chi ti sta parlando? Chi ti sta dicendo? Chi ti schiavo? Nessuno che mi ascolta, ma può essere mai? Tutti che mi chiamano Israele, ma che sto io facendo? Ho detto smettetela! E stasera tutte quante al secondo piano che facciamo la terapia di gruppo. Dovete uscire nuove da qui. Bella madre. Bellissimo. Il ragioniere Carli si deludendo sinistramente li strappa il reggiseno. Ma secondo voi altri, che strappa i mudante o sono tanti massa volgare? Da volgare. Va bene, allora, niente mudante. Che strappa il reggiseno e poi... Ma sì! Anche le mudande! Zino, visto che no, è abbondante, lo spiotta alla mudante. Benvenino sulla schiena. Poi ti prendono un pezzettino di natica sinistra, un pezzettino di natica destra e ti rifanno benvenino al viso. Oh, alla fine guarda, ti diranno che una schiena sensuale è una faccia da culo. Ma te che ti prega? Ti piace a tutti.